Filippa Bua è l'infermiera che ieri ha smascherato il furbetto che voleva il Green Pass senza farsi il vaccino. Ci racconta com'è andata? Volentieri, l'ho smascherato, oddio. Nel momento in cui era ora di vaccinare, mi sono accorta, scoprendo la zona, una piccola zona del braccio sinistro, mi sono accorta che aveva un colorito che non mi convinceva molto. Dopodiché ho toccato, ho ispezionato la sede e da quel momento mi sono ritratta, non ho più proseguito con la vaccinazione perché mi sono accorta che qualcosa non andava. Subito pensavo di aver in qualche modo indotto il paziente a darmi il braccio che aveva dei problemi, chiedendogli quello meno usato, e di fatto invece un attimo dopo mi sono accorta che invece c'era qualcosa di anomalo. Ma cosa indossava? Un busto? Un mezzo busto di tescena, poi è stata, gliel'ho chiesto, insomma, mi ha poi detto. Lui come ha reagito? Cosa le ha detto come spiegazione? Ma lì per lì mi ha chiesto di procedere con la vaccinazione. Quando si è accorto che assolutamente ero allibita, subito preoccupata, poi allibita e sconvolta della cosa, dell'assurdo, ha cominciato a sorridere e ha continuato a sorridere. Ha reso noto subito che lui non aveva intenzione di vaccinarsi, insomma, che si sentiva costretto. Dopo, quando ho sgamato la cosa, quando mi sono accorta, non ho proceduto con la vaccinazione, gli ho chiesto come mai era venuto, visto che noi non siamo lì a giocare, ma a supportare, visto che ci crediamo, almeno personalmente ci credo in questa operazione, e si è accorto che. Lì a quel punto mi dice che per lavoro ero obbligato, ma non avrebbe voluto farlo e basta.